Sì, con il dottor Melilli, provveditore agli studi, ospite di questo convegno organizzato qui dalla Casa della Musica, un convegno sull'importanza dei PON. Io le chiedo proprio questo: quanto è importante questo strumento e quali le sue ricadute fondamentali, non soltanto sulla, realtà scolastica, ma anche sulle famiglie e sul sociale in generale? Bene, queste risorse sono importanti nella misura in cui ogni scuola riesce attraverso un uso efficace e ben definito e progettato di queste risorse, riesce ad integrare in modo efficace l'offerta formativa della scuola, nel senso che attraverso un'analisi di quelli che sono i bisogni formativi dei ragazzi o delle famiglie o del personale, riescono poi a calibrare nel modo migliore queste risorse per raggiungere questi obiettivi. Quindi è un'opportunità che si aggiunge ai finanziamenti che normalmente le scuole hanno, diciamo, dallo Stato, con queste risorse che appunto ci vengono dalla Commissione europea e ci fanno anche capire come l'Unione, diciamo l'Unione Europea, ha un suo valore anche perché attraverso questi strumenti finanziari contribuisce in gran modo a migliorare, diciamo, lo sviluppo economico e culturale e sociale dei territori che vengono solitamente definiti sottoutilizzati. E quindi è una grossa opportunità che le nostre scuole sanno benissimo cogliere e progettare nel modo migliore. Ecco, la Puglia tra le regioni dell'obiettivo convergenza è quella che ha fatto registrare forse i migliori risultati in questi ultimi anni. Che cosa ci si aspetta ora dalla nuova pianificazione? Beh, la nuova programmazione, quella che diciamo è il cosiddetto 14-20, è finalizzata a tre obiettivi fondamentali, quelli che sono volti a sviluppare una crescita inclusiva, una crescita sostenibile e una crescita culturale delle nostre generazioni, ma proprio perché migliorando i livelli di apprendimento dei ragazzi riusciamo a dare a loro le migliori opportunità di successo formativo e professionale. E questo è un grosso risultato, è un grosso obiettivo che abbiamo. Di miglioramento è anche collegato alla riduzione al di sotto del 10% del tasso di dispersione scolastica, che è uno dei grossi, diciamo, mali della scuola.